Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con Lies of P. Quindi, Pinocchio riparte da dove ci aveva salutati. Andiamo a vedere questa nuovissima zona. Dopo la demo, questa è tutta nuova per noi. I mortacci due. Ma che aveva? Ah, una ruota. Quello là è pericoloso. E poi come salgo? Ah, vado dalla parte di sotto. È grosso questo. E un mortacci. Ah, sono in due. E che cazzo. Guardalo, va. Mo che lo posso stonare. Si allontana. Figlio di troia. Bastardo. Ogni volta che lo stono, si allontanava. Mo vaffanculo. E se mi rompete le palle dietro? Porca la puttana. Con la resistenza speciale. Sopra c'è quello che spara. Dov'è quel bastardo? Scende la luce, va? Cazzo! Ma magari ci arriviamo saltando così? Ah, là c'è quello aggrappato a questo figlio di puttana. Ehi! Ma tu qua. Vabbè, alla fine non c'è un cazzo su sti tetti. Ok. Protezione, io devo capire sta protezione Gemini.
Vieni, vieni qua che c'è quel bastardo là. Ok, minchia, uno l'abbiamo fatto volare sotto. Oh. Benigno. Qua non viene. Se va di qua, però c'è anche là dietro. Dov'è sto telefono? Mattino cammina su quattro zampe, a metà giornata su due rampe. Cammina quando arriva la sera. Umano. Detto questo, ora sa sapere che non sei stato solo fortunato. Tuttavia non è una promessa. La tua risposta è che ho fatto venire una chiave della Trinità. Porte e chiavi, chiave e porte, se giusto mi dico nulla, no. Cosa mi voglio fare? La fine è vero, si rianca e accampare. Cioè, abbiamo risolto l'enigma. Che poi se andato a sta enigma a quattro zampe la mattina. Perché forse ci alziamo dal letto. Poi durante la giornata con due. Comunque l'umano non poteva mai essere un mostro. Dicevamo, ci ha dato una chiave ottenuta dal quiz del Regno di Monello. Questa chiave probabilmente sblocca qualcosa. Il triangolo sacro era il simbolo segreto di qualche organizzazione. Si dice che questa organizzazione fosse la vera padrona di Krat. Ci ha dato sta chiave che se vai a vedere dove cazzo la dobbiamo usare. Poi tutte queste cose qua. E vabbè, quelle. Ok. Proseguiamo. Ok,
Fabbrica Benigni. Oh, là sotto c'è un salvataggio. Non saliamo più. Ah no, da qua si sale. Catena. Questa è una scorciatoia. Vediamo sta catena. Forza motrice. Una catena che può essere agitata con forza, infligge danni da impatto a chiunque si trova nell'area e ruota intorno a ogni colpisce. A volte le cose sembrano più efficaci. Oggetti da lancio. Ah, si lancia. Vabbè. Eh sì, tanto qua non c'era nessuno. Quindi da qua. Ingresso dell'una dell'officina, intanto torno all'hotel. Andiamo a fare il livellino. Allora, andiamo di livello in 2003, anche se uso quegli altri non faccio più di tanto. Allora, forza motrice, BDB. Questo qui è per la forza del braccio, legione, attacco con assalto elettrico. Aumenta la potenza del braccio che praticamente noi non stiamo usando mai. Al momento io non lo sto usando mai, sto usando solo la spada. Ok. Centro 2. Niente ancora, ne manca uno. Vabbè. Ritorniamo qua. Andiamo a vedere. L'assalto elettrico è efficace per sopraffare i burattini. Oh. Uscite se non siete persecutori. Assalto elettrico. Ah, lì c'è un altro bestione. Che cazzo sta facendo? Gesù!
Scappa questo nano qua. Che bastardo di merda. Gli dovevo fare la... per stonarlo. E ogni volta... non si riesce a fare, non ti dà il tempo. Sì, ma qua ci sono tante strade, si può andare da là, si può andare qua. Qua si scende. La si sale. Oh, prova a scendere qua. No! Ma c'è un boss qua! Corruzione! No, 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 via, via, via! Ma è impossibile! Non posso venire già qua! No, come cazzo fai? È tipo una zona di veleno. A meno che non si ammazza in qualche altro modo questo. Sti tubi qua. No. Sì, però si dovrebbe abbassare questo. In qualche modo. Almeno, credo. Vabbè, comunque, abbiamo visto che qua c'è... un qualcosa che onestamente non ci conviene, facciamoci i cazzi nostri per il momento. Andiamo e proseguiamo da qua. Intanto risalva. Ma vaffanculo. E guardalo. Sì. Oh, ma fanno male. Fanno proprio male, Cristo. Ma che è un altro indovinello? No. Lama del pugnale della salamandra, impugnatura del... questa è un'arma nuova. Lama del pugnale della salamandra, impugnatura del pugnale della salamandra. E che cazzo serve? Peso 6 e 6. Beh, è un pugnale. 45. Carica delle gelle, carica della favola, tasso di riduzione dei danni. Innesco. Aumenta la danno d'attacco di fuoco temporaneamente. Ah, ok, quindi. Però se l'impugnatura, chissà se. Con l'impugnatura, questa è la scorciatoia. Siamo, vedi? Qua fuori, proprio di nuovo all'inizio. Allora, montarmi, nuova arma, questa. E se mettiamo questa impugnatura qua? Pesa di meno. 118
CCBD. Ah. Ah, tempo. Ecco qua che ci aumento. E metti questa. Allora, ah, ok. E boh, basta. Monta arma. C'è fatto. Dov'è? Quella voglio io, scusa. Lama della fiamma, più impugnatura della fiamma. Vuoi montarla? Sì, ok. Abbiamo preso il trofeo, esploriamo la possibilità. Lama della cena del burattino e impugnatura del pugnale della salamandra. Ci ha dato una stoccata di ritirata 2. Vabbè, vediamo che cosa cambia. Quindi qua dentro ci siamo stati. Qua ci siamo stati, siamo caduti là sotto, ok. Ma sotto abbiamo detto che c'è quel fottuto gigante. Il calore, va. Oh cazzo. C'è qualcos'altro là dentro. E infatti, hai capito, bravo. Gemini's looking out for you. Guardo ovunque io. Vedi dov'è? Allora quel figlio di puttana va. Ah, ma mo fa la... con l'impugnatura ha cambiato stile. Va, va. Cristo santo. No! No, non mi piace sta cazzo di spada. Cazzo! Dove cazzo siamo finiti? No, ma proprio! Cristo, quanto ce n'è qua sotto, abbiamo sta spada di merda! Non mi piace proprio sta... sto tipo di mosse che fa! No, a me non mi piace, con gli affondi non mi piace proprio. No, ma assolutamente, fammi prendere sto coso. Cartuccio della scossa Belford, che cazzo servirà pure quest'altro? Dov'è? Ah, questa? 3,9, sì, equipaggia. Altro? Sembra di no. Allora, no, io sta spada qua, con quella impugnatura là non mi piace.
che so se i colpi in affondi, no no. Dov'è? Come al solito non ho condotto un'indagine sulla dell'ergo fornito dagli alchimisti, ovviamente è stata fallita. Fatto in segreto. Secondo una fonte degli alchimisti. Un altro metodo, vedete che. Boh, io sono caduto qua sotto, no? Per tornarmene su. Oh cazzo! No, io mi devo cambiare sta cosa. Ma ne voglio uscire da qua. Perché non gli hai fatto il pè? Ma porca troia! Ah, qua è dove sono caduto, ok, sono tornato su. Ok, per forza là devo andare. Devo andare per forza là, sì, ma ragazzi... Non me ne frega un cazzo che rispondono tutti, ma... Ma non ci penso proprio. In più possiamo andarci a potenziare pure, abbiamo preso un altro coso. Mi sa che possiamo potenziare pure la spada. Devo togliere quell'impugnatura di merda, rimettermi la mia. Ok. I know my way. Allora, altra impugnatura. No. Monta armi. Nuova arma questa. Aridamma mia. Ok. Potenzia, eccola. E l'abbiamo portata a più 3. Poi, la signora dove sta? I'll use my power to help you. Ok. Capacità per il... Questo è sempre per quanto riguarda il peso. Va bene. Boh, ritorniamo là. Testa di lupo, guarda che arma che aveva. Quindi
Là abbiamo visto che si va sotto da quel mostro. Lì abbiamo aperto la scorciatoia. Qua di nuovo altro da affondo, sì. Qua sotto dove c'erano quei figli, tutti quei figli di puttana, no? Si posso andare da qua? E vaffanculo! E pezzo di merda! Una ruota dentata dal cazzo. E poi che c'è più? E qua c'è l'altra scala. E niente, devo per forza andare là dove c'è quel cazzo di... Ho preso lo scrigno. Era qua? Sì. Qua mo so cazzo. Vai a vedere chi esce qua. Puttana. Ah no, mi ha sfondato sotto suolo qua. Oh cazzo! E questo chi è? Fammi vedere se ho oggetti da lancio da tirarti. Allora. Si può la neve tirare, attenzione. Io non lo so se è amico o nemico, intanto te le lancio, ti indebolisco un po', poi vediamo. Oh, pure questo te lancio. Ah no, ma questa... Beh, posso scendere? Altro che amico un cazzo. È figlio di troia. Ma scusa, se gli vado dietro perché non glielo ho fatto, cazzi perri? Carica, dai. Te pareva, figlio di puttana. Non glielo fa. Gli va dietro ma non glielo fa.
Porca bastarda. Da! Esci da là! Bastardo! Merda! Guardalo là! Guardalo là che gli manca uno sputo e mi deve rompere i coglioni, va va! Calibro di legione, un dispositivo di correzione dell'officina sviluppato per aumentare la... No, no, sì. Vabbè, vediamolo da qua. Usato per usare il braccio di legione, presente solo nell'officina, è possibile usare il braccio a legione con la macchina di creazione Benigni. Il dispositivo di correzione dell'officina, sviluppato per aumentare la durezza e la densità delle braccia a legione. I dispositivi dedicati come questo richiedono una manutenzione continua. È una cosa che si monta al braccio. Staremo a vedere. Intanto mo... siamo senza vita e senza un cazzo. Oh cazzo! Ah, mi ha fatto morire sta puttana! Vieni qua! Vieni qua! Ok, manovella della forza motrice ci fa potenziare l'impugnatura. La termite... questi vapori ci fanno male? Qua si scende. Ah, ok, ci abbiamo il salvataggio qua. Perfetto. Buono. Buono, buono, buono. Questo è il coso elettrico. Dicono che i burattini soffrono l'elettricità. Ok, attiviamolo. Usalo. Ci dobbiamo per forza teletrasportare. Dobbiamo andare a vedere che cos'è sto coso, se ce lo fa montare già, ma non penso. Devo vendere qualcosa. Welcome to... ti vendo. Allora, questo qui, ok, quello che... e ancora non arriviamo. Questa qua te la posso vendere, ma non mi serve. Ok. Per il livello ci siamo, però... oh, lei... no. Altra impugnatura, eccola qua. Forza motrice. Ah, questa ci aumenta. Forza motrice B, tecnica D. Infatti noi stiamo aumentando la forza motrice, esatto.
Quando vi dicevo che la forza motrice e la tecnica sono uguali, quindi di potenziare. Questa invece è l'impugnatura. Stoccata, ritirata. Ah, va bene. Ma ancora l'impugnatura quella c'ho? No. Però mi fa modificare solo questa impugnatura, l'altra no. Questa qua che ce l'ho già completa. Va bene. Comunque, se l'abbiamo modificata e quindi abbiamo un'arma più potente adesso, perché adesso forza motrice scala in B. Ok. È solo che ora non mi posso fare il livello, devo vendere un'altra cosa. Welcome to... Che ti vendo adesso? Ah, l'anellino è qua, vabbè, capirà, 10 e 10. Questo che è? Oh, 70. Questo? Specialmente domani la resistenza speciale. La favola. Incarica il braccio di legione. Tutto due. Tutto due. No. Non mi serve quell'impugnatura. Dai, I'll use my... signore, dammi un altro livellino, dai. Di vita. E siamo a posto. Grazie. Ma andiamo da Geppetto per vedere se mi dice qualcosa per questo cacchio di cose del braccio che ho preso. Se non ci dice nulla, è che sarà quando libereremo quest'altro dottore che ci ha mandato. Benigni, Benigni, come cazzo si chiama The lui? city of crime. Ask me any questions. Fabbrica. Venini works as the puppet's main. Venini himself È went un to Starsky combattente, with Venini, sarebbe who Venini e shut chiude la down his fabbrica. factory. Niente, non mi dice niente. Qua. Vediamo. Cambia forma. Niente. E il coso, l'organo P, là, abbiamo qualcosa per aumentare i parametri? Ah. Non lo so, no, quarzi, niente. Noi abbiamo solo questo. Va bene, quindi a posto. Ci siamo tolti ogni dubbio. Possiamo proseguire e ritornare lì. Tanto potenziare ci siamo potenziati, eh. E la spada, l'impugnatura, il livellino. Ritorna qua. Ok. Guarda qua dove siamo. Sì, ma questo, quello là ci deve essere un modo per batterlo diverso. Ah, qua c'era quest'altra scala. Va a vedere. Ah, sì. Dietro l'area del... Ah. Scorciatoio dall'altro lato. Dov'è? Di là dov'è? Faccio scendere la scala.
Guarda là, questo. Quella è la scala dove siamo venuti noi. Là sotto c'è uno scrigno. Però tutta sta melma che c'è, ci avvelena praticamente. Secondo me bisogna trovare il modo per toglierla. Ma là c'è qualcosa che possiamo prendere. Corri via. Corro. Vorrei che moriamo subito. Ci sciogliamo come la. C'è un'altra cosa. E lì c'è lo scrigno. Vediamo se c'è altre strade. No. Ma proprio. E non ho idea. Vabbè, tanto andiamo a vedere qua che cazzo c'è. Brucia, maledetto. Ma cade un'altra ancora pietra, sì. Cristo santo. Oh, liscio. Là sotto si scende, boh. Ah, scorciatoia. E guarda sto bastardo. Ancora vivo tu, muori. Allora, si è aperto la scorciatoia sempre di là. Figlio! Bastardo di merda. Dove siamo? E quello? Follow me everywhere. Il gatto alla volpe. Pleased to see you, my stalker friend. You made it all the way here unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory. You caught us on our return trip. We had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke. All we could do was laugh. Keep your whiskers up if you're heading in there.
He is the richest man in Krat. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. That seems unlikely. Well, anyhow, best of luck. Bocca al lupo. Are you carrying the latest edition of Vanini's Landmark Guide? It's the most popular non-fiction work in Krat these days. Maduro wrote the actual guide. It goes for a premium at the shop, but Maduro might not get his cut. He went missing recently, which of course made that volume more popular than ever. If you can get all three volumes, collector's wise, you can get four. $5,000 for it, but you're in luck. I have a conscience and a powerful sense of self-preservation. Ho una coscienza e un istinto di vendetta. That's a good investment. Don't you wish you had this? And the price is a steal. Il prezzo è un vero affare. Let me know if you have any interest. Se sei interessato. Cos'è sto cosa? L'attrazione di questo mese, tenuta delle rose. Attenzione, questo libro è stato proibito. Se lo trovate, siete pregati di segnalarla alla città guida e luogo di grazia. Benigni 3 strappato. 500. Dammela! Cazzo ne so. Strappato. I know a smart bargainer when I see one. And you? Really awesome. Ok, vediamola. Uno, due, e questa è strappata. Allora, c'è una fascetta che regga il simbolo. La riga di gatto, andiamo, ok. Sei stato avvertito, ma stai leggendo un libro proibito. Sei una persona cattiva. Beh, lo stai leggendo, quindi questo è ciò che ti meriti. Le rose sbocciano alle tenute delle rose. Non so il resto. Questa guida è data con il supporto dell'osteria del Gambero Rosso. Bastardo! L'ha truffato. Ok. Best of luck to you, my friend. In bocca al lupo, amico mio. Vabbè, ma insomma, voi che cazzo state facendo qua? Non si può scendere qua sotto. Di là si va, qua si sale, aspetta perché c'è da continuare pure qua. Se ne affanculo. Un'altra, bello scrigno, vediamo che c'è. Lama dell'ascia dei pompieri, impugnatura dell'ascia. C'è un'arma, un'ascia. Cadi. Niente, un'ascia, mo. Da sopra? Ma che mancella però. Aspetta. Tira la leva. E mi abbassa sta cosa qua. Guarda. L'hai visto? Così possiamo passare. Abbiamo una scorciatoia dall'inizio. Tubo casa per nella bella, a tubo che cavo di dire li conosco.
Ok, avendo fatto ciò, vediamo, eh. Qua si scende, eh sì, siamo praticamente all'inizio. Vediamo? Sì, ok. A posto, ragazzi, va bene così. Ripartiremo dalla prossima volta dal tubo e andiamo a esplorare tutto il resto. Perché quello era il nero. Solo che non riesco a capire quel cazzo di gatto con la volpe. Che cazzo ci fanno là? Poi c'è da capire quel mostro là sotto, la zona dove ci corrode. Se c'è da fare qualcosa per togliere tutta quella melma schifosa e poi passare, perché c'è uno scrigno. E niente, va bene, dai. Ci si vede alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti.